appuntamento con Voto in Comune, l'approfondimento politico in onda su MTV Canale 89 e Radio Nuova Macerata. In questa puntata abbiamo la possibilità di ascoltare insieme in un confronto i tre candidati sindaco e le amministrative di Tolentino che sono ospiti qui con noi in studio. Li presento in ordine, iniziando dal vice sindaco Silvia Luconi, che è al centro, benvenuta. Grazie, grazie. Massimo Dest, Tolentino Città Aperta, poi diremo tutte le liste, così come per Mauro Sclavi, Tolentino Cambia Insieme a Voi. Salute a tutti. Benvenuti, dunque un confronto, già abbiamo avuto modo di fare interviste, approfondimenti, sono stati già incontri per capire di più sul vostro progetto, le idee per la città, sul vostro progetto politico e civico. Iniziamo con una prima domanda più generale, perché questa candidatura, e inizio sempre dal vice sindaco, che è Silvia Luconi, per diciamo quasi cavalleria, e perché sceglie di candidarsi dopo due mandati di pezzanesi, come continuità, con quali progetti per la città? In tempi, innanzitutto un saluto a tutta la redazione, un grazie per questa opportunità che mi viene, ci viene data per poter raccontare la nostra idea di Tolentino. In tempi non sospetti, quando ci siamo visti in questi studi, ed era il mese di febbraio, se la memoria non mi inganna, avevamo già accennato al lavoro che stavamo facendo insieme per una continuità amministrativa, benché all'epoca ancora non ci fossero nomi o comunque candidature certe sul tavolo, però il lavoro che abbiamo iniziato a fare con i miei colleghi che attualmente sono in coalizione è quello di voler portare avanti i grandi risultati che in questi 10 anni di amministrazione pezzanese siamo riusciti a portare per la città. È chiaro che abbiamo avuto una serie di due in particolare situazioni sicuramente piuttosto gravose, mi riferisco al sisma prima e alla pandemia poi, che comunque è un avvenimento globale che ha riguardato Tolentino al pari di tutte le altre città e di tutte le altre realtà, però diciamo che in questa fase siamo riusciti a cogliere delle opportunità che hanno messo in campo la possibilità di dare al nostro territorio delle risposte che attendeva da anni, da quasi sempre, o almeno da quando io abbia memoria. Siamo un gruppo unito, una coalizione che lavora insieme e che si conosce ormai dal 2012. La nostra coalizione è composta anche da due liste civiche, oltre ai partiti tradizionali di centrodestra, ai quali quest'anno si è aggiunta anche l'UDC, con l'intento appunto di condividere questa programmazione e anche queste progettualità che in parte ho qui davanti a me, ma di cui avremo sicuramente modo di parlare anche più avanti. Vedo un grande faldone, lo dico anche per i radioascoltatori che magari non vedono, quindi tante cose, ma vado da Massimo Dest, Tolentino Città Aperta, pensionato, decide di scendere in politica, di presentare questo progetto, 4 liste civiche, perché questa scelta? Massimo Dest. Ma innanzitutto non è una mia scelta, non è stata una mia scelta, ma è stata l'evoluzione di un percorso personale e di impegno civico che da oltre 25 anni mi vede impegnato nell'associazione del terzo settore e avendo preso anche al volo l'opportunità di essere andato in pensione, di essermi liberato di un peso che avrebbe impedito un mio coinvolgimento pieno, ho cominciato a praticare un percorso che mi ha avvicinato al mondo della politica. E avvicinandomi al mondo della politica ho pensato e ho creduto che magari potesse essere opportuno riversare tutto quello che è stata la mia esperienza in ambito civile a supporto di fragilità e bisogni, riversarlo nel mondo politico per poter poi avere un'azione più decisa, più calibrata
per trovare risposte ai bisogni a cui ero abituato a pormi di fronte. Ho incontrato delle persone, abbiamo pensato di costruire un gruppo che poi ha dato via vita ad una lista civica, CV22, e abbiamo ritenuto che magari la nostra inesperienza, la nostra non attitudine a vivere in ambito politico avesse potuto avere un innesto proficuo con le forze politiche di opposizione che da 10 anni siedono in consiglio. Andiamo da Mauro Sclavi. Tolentino cambia insieme a voi questo progetto. Sclavi, che è stato anche presidente del Consiglio Comunale a Tolentino, e perché sceglie di impegnarsi in questo progetto e candidarsi come sindaco? In fondo l'ha detto lei, impegnarsi. Buonasera a tutti innanzitutto. Sì, io amo la politica nel vero senso della parola, cioè di poter essere nelle condizioni di cambiare per una società che tu rappresenti. E la politica che intendo io è una politica che ha un aspetto di ricaduta sui cittadini e sulla città, quindi sulle esigenze. L'ho sempre immaginato in questi termini, come una sorta di altruismo. Ed è per questo che io mi sono candidato sostanzialmente. Mi sono candidato perché sono stato cercato da delle persone alle quali poi alla fine ho detto sì, io sono avvezzo a risolvere i problemi. Per il mestiere che facevo per 34 anni nella centrale operativa, all'emergenza sanitaria, quindi di fronte ai problemi non mi sono mai tirato indietro, quindi questa volta non mi sono tirato indietro. Io di solito faccio le cose per passione, chi mi conosce lo sa, e penso che la politica sia veramente una forma di altruismo e anche di cultura democratica. Avete parlato degli obiettivi e il perché questa scelta. Qualcosa in più vi chiedo sul progetto e sulle liste di appoggio. Riparto questa volta da Deste, quindi Civico 22 un po' l'ha accennato, PD dipende da noi e Tolentino rinasce. Questa è la coalizione che lo sostiene, quindi che unisce varie forze dal Partito Democratico, anche Tolentino rinasce, che racchiude anche rappresentanti del Movimento 5 Stelle, quindi com'è questa squadra? È una squadra che si è composta dopo un percorso, devo essere sincero, abbastanza impegnativo, perché riuscire a coniugare le diversità in un unico intento politico credo che sia abbastanza complesso per poter arrivare a una quadratura e ad un percorso da poter definire insieme. Il percorso è stato abbastanza impegnativo, ci ha visto molto coinvolti nel confronto e alla fine siamo riusciti a coagulare anche diversità che messe insieme potrebbero essere il volano positivo e vincente per questa esperienza che per me è completamente nuova. Come accennavo prima, per me si è reso proprio necessario che ciò avvenisse, perché ho bisogno, ecco, di una squadra, e la squadra che mi sostiene è una squadra soprattutto nell'ambito della mia lista civica, Civico 22, è una squadra molto giovane, composta da giovani professionisti che già sono impegnati nel mondo del lavoro, figure sensibili, e quindi è una sfida che, oltre ad avere un obiettivo ben definito, è anche molto stimolante sotto questo punto di vista. Ritorno da Sclavi, facciamo l'ordine, quindi Tolentino Civico e Solidale, Tolentino Popolare, Riformisti Tolentino, le tre liste che la sostengono. È un mix, è veramente un campo di fiori sostanzialmente, molto variegato, perché essere civici significa questo. E il percorso viene da molto lontano, nel senso che avevamo tentato delle strade diverse, anche parlando insieme a Massimo, poi queste cose non si sono concretizzate. Resta di questa traccia, questa polvere stellare, l'idea che all'interno di queste tre coalizioni, Riformisti, Tolentino Popolare,
Torrentino Civica Solidale, all'interno di Torrentino Civica Solidale, proprio per un'idea di civismo allargato a 360 gradi, si va dai simpatizzanti di centrodestra fino a componenti liberi sostanzialmente del Partito Comunista Italiano, che pur non essendo tesserati vogliono partecipare a questa, e nemmeno con il loro simbolo sono nella nostra lista, vogliono partecipare a questa via di cambiamento, intesa proprio con persone che vogliono mettersi a disposizione, mettere a disposizione il proprio know-how, il proprio modo di vedere le cose, il modo di pensare, e questa apertura mentale a mio avviso dà la possibilità di fare quello che nell'azienda si chiama brainstorming, li chiudono in una stanza i migliori cervelli e dice adesso pensiamo che cosa è meglio fare. Poi magari c'è un leader il quale dice beh, ottimo, abbiamo coagulato intorno a noi queste idee, le portiamo a termine con questa procedura. Silvia Lucconi, l'ha accennato prima, Centrodestra Unito più Tolentino nel cuore, che è la sua lista, è Viva Tolentino, quindi sei liste che la sostengono. Sì, siamo sei gruppi, io la mia è la tradizionalissima Tolentino nel cuore, che ha mosso i primi passi nel 2012, una lista ideata, pensata, creata dal candidato sindaco di allora, che era Giuseppe Pezzanesi, e che poi ha continuato, ha espresso sempre tantissime cariche all'interno del Consiglio Comunale stesso, sia appunto come consiglieri ma anche come assessori. Ci siamo insieme in maniera eterogenea con tutti gli altri partiti, partendo tuttavia da una tradizione ben precisa, che è quella del centro e del centrodestra. Sicuramente la politica è attività di sintesi, lo è soprattutto in tutti i campi, lo è anche fra schieramenti, o meglio fra componenti dello stesso schieramento, perché le teste sono tantissime, le idee sono tantissime, le propositività sono altrettante, e trovare una sintesi non è sempre scontato, non è sicuramente facile, perché ognuno magari del partito piuttosto che della lista ha una sua precisa identità. Ritengo che un unico filo conduttore sia fondamentale, perché quando ci sono diversi modi di pensare che portano uno stesso obiettivo sicuramente è importante, ma quando ci sono dei diversi modi di pensare che appartengono a delle tradizioni diverse, allora poi quando ci si siede intorno a un tavolo si fa fatica. Noi abbiamo parlato, abbiamo trovato una serie di elementi in comune, mossi soprattutto dalla volontà di portare avanti e non sciupare il grande lavoro fatto in questi 10 anni, che in parte si è concretizzato, in parte ahimè i tempi non ci hanno permesso di portare a conclusione, quindi vorremmo farlo insieme se i cittadini ci dovessero dare ancora una volta fiducia nei prossimi anni. E dopo queste due domande, diciamo più di presentazione introduttiva, entriamo nel merito del programma, con vari punti in comune che rappresentano i grandi temi un po' della città di Tolentino, a cominciare dalla ricostruzione, considerando che Tolentino è uno dei comuni del cratere sismico tra i più colpiti del Maceratese, sisma del 2016, l'ospedale, anche le scuole, il grande dibattito con le scuole, un po' quella che è la crescita economica e culturale per la città. Questi quattro grandi temi, andiamo un po' sempre con ordini alternati. Riparto per parlare di ricostruzione da Mauro Sclavi. La vostra idea di ricostruzione qual è per la città di Tolentino post-sisma? La ricostruzione è dettata da delle norme che vengono non richieste da noi, ma sostanzialmente noi le seguiamo. Ci sono due macro aree sostanziali, che è la ricostruzione pubblica e la ricostruzione privata. È ovvio che le velocità sono diverse. Il privato ha una sua velocità, il pubblico è molto più lento. Vuoi anche perché gli importi del pubblico sono a volte diversi, sostanzialmente anche molto più sostanziosi. Io ho visto che la ricostruzione del pubblico qui a Tolentino è ancora assente sostanzialmente, mentre la ricostruzione del privato sta andando con una buona velocità, anche però, bisogna dirlo, riconoscerlo, al lavoro fatto dai diversi
direttori che si sono succeduti fino ad arrivare a Legnini, perché le ordinanze poi alla fine la fanno la padrona. Se parlate con qualche imprenditore, ma soprattutto con qualche tecnico, vanno dallo psichiatra la mattina per affrontare i problemi del pomeriggio, perché cambiano le ordinanze in continuazione. Quindi, per quanto riguarda la ricostruzione, è un discorso che può essere fatto pensando a che cosa fare di quelle strutture che saranno ricostruite con il denaro pubblico, e quindi in primis l'oculatezza con il quale vengono utilizzati i denari pubblici. Questo è, secondo me, il trade union di tutta la politica, sostanzialmente. In secondis, una volta che la ricostruzione sarà diciamo ripartita, perché adesso abbiamo una stasi molto importante e siamo in un passaggio difficilissimo. Stamattina leggevo sul giornale che la chiusura del gas della Polonia non è che non avrà nessun effetto su di noi, cioè l'effetto del battito della farfalla e il temporale in Australia è qualcosa che l'economia ci ha insegnato. Quindi nella ricostruzione dobbiamo mettere la volontà politica, le scelte politiche, ma anche quello che in questo momento storico noi stiamo vivendo. Siamo partiti a bomba a gennaio 21, e adesso con i venti di guerra fanno difficoltà alle aziende, perché andare a comprare l'acciaio, andare a comprare il legno e via dicendo adesso è decuplicato. Se le cifre erano state stanziate per una casa media di 100.000 euro, adesso per quella casa media il materiale costa molto di più, e quindi gli imprenditori non ci stanno, e quindi gli imprenditori, non restandoci all'interno con i prezzi, hanno delle difficoltà pazzesche, per non pensare a quello che era l'accollo. Precedentemente una persona dice: sai, 30.000 euro effettivamente la ditta se li può accollare, la ditta costruttrice. Improvvisamente c'è stata una sorta di stasi per quanto riguarda le banche, le poste, per la cessione del credito, la cessione d'imposta, per cui loro si trovano a pagare i materiali, a pagare gli operai, e non ricevere in cambio quello che è la controparte in denaro, che era il finanziamento. Quindi si trova nelle condizioni di dire al proprietario della casa: dice, guardi, io pensavo di prendere i suoi 20.000 euro e portarli sulla mia detrazione fiscale, ma io non ce la faccio più. Quindi ci troviamo anche nelle condizioni che il privato, che era sicuro che l'azienda gli avrebbe preso il proprio credito, improvvisamente si ritrova, gli bussano alla porta e dice: ma guardi, io non ce la faccio a prendere il suo credito d'imposta. Sarebbe utile che lei in qualche maniera va alle poste, che è più veloce rispetto alle banche, o va alla banca se conosce qualcuno per avere il credito. È una situazione veramente complicata. Spero che il tempo sia a nostro favore, nel senso che se questa crisi finisce con l'Ucraina e la Russia, forse potremmo avere un po' più di serenità, un po' più di respiro. Se no è complesso, perché anche i nostri lavori pubblici per le strutture pubbliche affronteranno gli stessi problemi, solo che il palazzo del comune ci vogliono 8 milioni di euro, e capisce che 8 milioni di euro non sono briciole, e la ditta che affronta una problematica come quella non lo fa a cuor leggero, capisce? Silvia Lugoni, ricostruzione. Allora, la ricostruzione, per dare dei dati precisi, noi a Tolentino abbiamo oltre 2.400 edifici danneggiati, di cui 451, se la memoria mi funziona ancora un po', sono solo quelli del centro storico. La ricostruzione a Tolentino, ma in realtà la ricostruzione in generale è veramente iniziata soltanto lo scorso anno, è iniziata solo lo scorso anno perché c'è stata una spinta molto forte da parte di un commissario che prima di tutti ha capito la materia, che è un politico da una parte, ma oltre alla sua attività politica, che Legnini non ha mai nascosto comunque di fare o comunque che conosce, ha sicuramente un'esperienza amministrativa molto forte. Credo che questo sia anche un elemento fondamentale che dà la dimensione di quanto le cose si possano fare il meglio possibile se si conoscono le materie. Noi la ricostruzione privata è partita velocemente lo scorso anno, e diciamo che anche questa velocità che si è messa, questa benzina
messa nel motore, ha fatto anche trovare le ditte, le aziende in delle difficoltà, quindi non si reperiscono più materiali. Questo è un altro ordine di problema che è sopra la sfera del comune, tuttavia il comune, perché nel caso di specie i sindaci non più tardi di settimana scorsa si sono incontrati con appunto il commissario Legnini, mi sembra proprio a Camerino, e hanno parlato tra le varie tematiche anche del camierare i prezzi e del fatto che non c'è più l'approvvigionamento dei materiali. Con riferimento alla ricostruzione pubblica, Tolentino ha avuto delle risposte importanti e poi le ha avute tutte in queste ultime settimane, quindi nell'ordine dell'ordinanza 33, con la quale si finanzia finalmente Palazzo Comunale per 6.200.000 euro. Sempre nell'ordinanza 33 abbiamo i 3 milioni per la nuova scuola all'interno del centro storico, sarebbe il trasferimento della scuola Vezzi nell'area dove attualmente insistono le ex maestre Pie Venerini, tema che è stato ribadito anche nel decreto firmato ieri dal vicepresidente dell'USR, che poi è il presidente della regione, Francesco Acquaroli, decreto numero 4, con il quale si approva il piano straordinario della ricostruzione. Questo è un documento, il documento risolutivo, principalmente per la ricostruzione pubblica, ma che mette insieme una serie di dinamiche, anche quelle relative alla ricostruzione privata, perché fa una mappatura innanzitutto di come deve avvenire la ricostruzione all'interno dei centri storici, quindi suddivide delle macro aree, mi pare nello specifico che siano 7, ma dovrei andare, è uscita ieri sera, la dovrei andare a rileggere bene, quindi sono delle occhiate che ho dato tra questa notte e questa mattina presto prima di fare le varie commissioni giornaliere. Ci sono degli aggregati, nel caso di specifico dovrebbero essere oltre 20, di cui 10 volontari, tutti gli altri sono stati studiati all'interno dell'ufficio urbanistica e dell'ufficio tecnico, perché il fatto che la ricostruzione parta in maniera veloce e che non ci sia una logica anche nella ricostruzione stessa, soprattutto quella privata, metterebbe nelle condizioni di bloccare la città, basta passeggiarla in questi mesi, Tolentino, no? E quindi si vede... Quindi è già stato tutto deciso? Tra di finanziamenti e tutto, quindi chiunque. Sì, qui c'è un documento, io adesso ho un estratto. No, per ribadire nel senso di là, sì, esatto, quindi finanziamenti, il futuro sindaco sia cioè di qualsiasi colore ha già tutto. Ci sono i finanziamenti relativamente agli istituti scolastici, alla ricostruzione pubblica, la ricostruzione del cimitero per il quale sono stati previsti 5 milioni, la Basilica di San Nicola che è in fase di progettazione e entro l'anno dovrebbero iniziare i lavori, 5 milioni di euro, la biblioteca, Palazzo Palisani Vezzi, Palazzo San Gallo, tutti, se volete ne parliamo molto volentieri. Poi ecco, entriamo nel merito. Vado da Deste, dunque la ricostruzione tra numeri, burocrazia e già delibere decise, qual è il progetto per voi? Ho avuto modo di leggere quello che Silvia adesso stava declamando in modo superficiale, ma per avere un'infarinatura su quello che succederà nei prossimi anni. Io credo che Tolentino sia partita leggermente in ritardo, perché abbiamo subito un vero e proprio terremoto, un vero terremoto. Quindi quello che più mi preme dire è che dopo tanti interventi di maquillage rispetto a quelle che sono state, no, i primi interventi di ristrutturazione che hanno più interessato opere che andavano a interessarsi di economia ambientale, risparmio energetico, c'è stato un periodo in cui i lavori si sono orientati verso una determinata risoluzione. Da qualche settimana cominciamo a vedere cadere giù i palazzi. Io abito in Viale Vittorio Veneto, è la zona più drammaticamente colpita dal terremoto, e l'immobilismo in Viale Vittorio Veneto è quello che ha più colpito la cittadinanza, soprattutto i residenti. E la cosa che volevo, ecco, sottolineare rispetto a questa situazione è la fragilità che si è ancora più acuita rispetto a quella che era già in atto dopo con la pandemia, perché oltre allo svuotamento dei quartieri, c'è stato un pieno svuotamento dei quartieri
e soprattutto di Viale Vittorio Veneto, abbiamo dovuto subire anche questa altra condizione penalizzante. Quindi io mi auguro, non faccio elenchi di cifre e di numeri, perché credo che sia importante avere la capacità di ripartire veramente, di far partire veramente la ricostruzione. È chiaro che emergono anche situazioni contingenti, come la bolla speculativa che riguarda i consumi, la crescita dei costi per la ricostruzione, ma dobbiamo avere la forza e la tenacia di dover continuare a percorrere la strada che è appena iniziata. Ospedale, abbiamo ancora 10 minuti e dobbiamo completare tutti i temi. Allora, ospedale, riparto da Silvia Luconi sull'ospedale, poi qui ci sono state già anche le precisazioni, non volevo entrare nel merito neanche dei container sulla ricostruzione, vorrei cercare di far capire a chi ci ascolta quali sono i progetti al di là, ecco, del botta risposta o degli slogan elettorali. Quindi dunque, sull'ospedale di Tolentino, un ospedale al di là dell'edificio che è crollato anche per il terremoto, era già una struttura che comunque da un punto di vista dei servizi sanitari stava già perdendo dei servizi per tutta una questione di ristrutturazione, di decreto Balduzzi, di diciamo geografia sanitaria di tutta la regione, di quello che deve essere. Quindi non è una questione né di sindaco né di altro, ma di una politica che va oltre all'amministrazione comunale. Ad oggi, quindi, il progetto su Tolentino Ospedale si tratta di un ricostruire un edificio di metri 8.500 metri, tre piani, sarà un ospedale di comunità che avrà all'interno un certo tipo di servizi. Cerchiamo di capire qual è la struttura ad oggi e che cosa ciascun candidato pensa magari nello specifico di voler portare per la sanità tolentinate. Silvia Luconi. Allora, sicuramente, indipendentemente dall'inagibilità dell'ospedale che abbiamo avuto a seguito della sequenza sismica del 2016, quindi questo è un fatto circoscritto e anche oggettivo, l'ospedale di Tolentino perdeva una serie di servizi da molto tempo e ancor prima che si insediasse questa amministrazione. Noi abbiamo avuto due consiglieri regionali che, al netto del decreto di cui Balduzzi, di cui lei accennava poco fa, io non ricordo nessun tipo di crociata quando l'ospedale di Tolentino perdeva dei pezzi, e questa è storia. Io ero ragazzina, la ricordo benissimo, se ne parlava all'interno delle sedi di partito quando ancora c'erano e si respirava quell'aria sana di politica dove si parlavano veramente di temi, però particolari diciamo crociate appunto non le ricordo. Al netto del sisma poi si è avviata tutta una macchina per riportare l'ospedale a Tolentino, ma non nel contenitore, che poi di fatto di contenitore dobbiamo parlare, perché ma quel contenitore deve essere riempito, ma non lo dice Silvia Luconi o la campagna elettorale di Silvia Luconi. Qui ci sono degli atti, questi sono tra l'altro anche pubblici, c'è il decreto 64 che è l'ultimo del 12 aprile 2022, che oltre a parlare del contenitore esterno, quindi dei metri, dei piani, banalmente anche del luogo di culto piuttosto che del bar, dice anche che ci sono quei servizi che alla comunità servono, quindi la dialisi, che temporaneamente proprio per la demolizione e ricostruzione è stata trasferita, lo sappiamo, ne abbiamo anche parlato sulla stampa, sono usciti anche diversi articoli diversi mesi fa, la diagnostica ambulatori come chirurgia, le ferite difficili, c'è tutto un elenco, elenco ben preciso che riporta 40 posti letto, 40 posti letto per, esatto, 40, intermedie, per le cure intermedie. Chiaro è che se dovessimo parlare in una chiacchierata tranquilla un pomeriggio, idealmente anche a me piacerebbe che a Tolentino potesse tornare ostetrice ginecologia, ad esempio, però di fatto i numeri sono impietosi, perché innanzitutto ogni punto nascita deve avere un minimo di nascite che devono essere
se la memoria non mi inganna, 500. Sì. Negli ultimi, nel 2021, i parti sono stati 1800. È chiaro è che Macerata è sicuramente sovraccarico. Io comunque ho partorito a ostetricia e ginecologia a due bambini l'ultimo 9 mesi fa. Al netto del grande lavoro che comunque sono costretti a fare, c'è un'altissima professionalità. Poi è chiaro che il calo della natalità porta anche a tutta una serie di conseguenze, che sono quelle come ad esempio il chiudere i reparti nascita a San Severino, dove funzionavano benissimo, a Tenentino ancora prima, negli anni 90 addirittura è stato chiuso. Quindi queste però sono delle situazioni che sono indipendenti in questa fase. Sì, come dicevo nell'introduzione, esatto. Esatto, l'ospedale di Tolentino tornerà ad avere quei servizi di cui ha necessità, come ad esempio... Ci sono anche dei tempi, un cronoprogramma? Allora, il cronoprogramma io ad oggi non ce l'ho, chiaramente la progettazione è in mano alla regione. Noi contiamo nei prossimi mesi di poter parlare di demolizione della struttura. Ad oggi, se io le dovessi dare una data, non gliela do perché non sono precisa e perché comunque stiamo ancora interloquendo con l'ufficio tecnico, perché ci siamo fermati settimana scorsa, 2 settimane fa, all'atto più importante, che è il decreto e che è il progetto, con la spiegazione di tutto quello che avverrà all'interno della struttura. Ok, vado, riparto quindi da destra e poi sull'ospedale Giuliano Consclavi, quindi progetto, decreto 64, cosa, quindi su, comincio questo progetto in Tolentino, cosa aggiunge destra sul... Io volevo fare delle domande, se è possibile, sì. A Silvia. Il mestiere? No, mi chiedevo, questo documento, questa realizzazione si ottiene attraverso il finanziamento non del PNRR, quindi c'è un intervento economico che è legato al cratere. Mi pongo la domanda, avremmo potuto essere più determinati nel poter ottenere anche un finanziamento da parte del PNRR per poter incrementare un'offerta rispetto a quella che ci viene offerta in questo momento? È un ospedale di comunità o è, potrebbe essere realizzato un ospedale di comunità e una casa di comunità insieme in questa struttura, cioè offrire dei servizi ancora più calzanti sulle esigenze non solo di Tolentino ma anche del territorio, dell'entroterra, e avere una proposta che potesse andare potesse essere più ricca e fornire dei servizi ancora più precisi. La Lucuni annuisce, significa interagiamo, rispondiamo subito. Allora, sì, è una bellissima domanda. Allora, sicuramente c'è una distinzione e i fondi del SISMA integrati in questa fase non li avremmo potuti integrare, però il fatto di avere un... E poi c'è un altro aspetto, che la regione, l'attuale maggioranza in regione si sta dirottando più verso l'idea di ospedale di comunità, ritornando indietro su quello che era l'ospedale unico, no, di cui... si parlava con la giunta Ceriscioli qualche anno fa. L'amministrazione a Tolentino tuttavia non ha mai, benché sia conscia dell'importanza di un ospedale di comunità come punto di riferimento, non ha mai abbandonato l'idea dell'importanza anche per la nostra posizione baricentrica che abbiamo e per il perfetto collegamento che abbiamo lungo l'asse di un ospedale unico. E noi ci eravamo già candidati precedentemente con la giunta Ceriscioli per poter parlare di questo, avevamo anche individuato un luogo che poi, tra l'altro, proprio a conferma di quello che sto dicendo, lo abbiamo anche inserito all'interno del piano regolatore di recente approvazione, indicando un'area in località Col Maggiore che può essere proprio utilizzata a servizi ospedalieri, perché indipendentemente dal tipo di discorso che sta facendo ora la regione per l'ospedale di comunità, e la certezza assoluta è quella dell'ospedale di Tolentino, su tutti gli altri ancora si sta parlando e decreti certi non ce ne sono, almeno queste le mie ultime informazioni degli ultimi giorni. Nell'ipotesi in cui si voglia ragionare su un polo unico, sicuramente Tolentino potrebbe candidarsi e potrebbe fare qualcosa, perché si trova in una posizione rispetto magari ad altre realtà di assoluto vantaggio. Io ti chiedevo questo proprio perché rispetto per esempio a Treia ha tutte e due le realtà, Corridonia pure,
non vedo perché Tolentino non possa cogliere l'occasione per avere questa offerta migliore, avere un pronto soccorso, visto che anche a San Severino è stato chiuso. Qui c'è il pronto soccorso. C'è il pronto soccorso. Sì, c'è. È la stessa cosa? Sì. Poi chiudo. Sì. Faremo in modo e spingeremo nelle nostre possibilità per riottenere un servizio che ci è stato tolto nell'assoluto silenzio. Ci siamo svegliati una mattina e ci siamo ritrovati senza il servizio di guardia medica. Siccome lo spazio temporale che ci accompagnerà alla possibilità di vedere ergersi il nuovo ospedale, vorrei, e noi cercheremo anche in un discorso di confronto sano e costruttivo, cercheremo appunto di poter portare il minimo dei servizi che possono essere concessi nel frattempo, nel periodo della ricostruzione. Mauro Sclavi, così chiudiamo sull'ospedale. Tra l'altro, insomma, detto ai lavori, che cosa può aggiungere quindi ospedale di comunità, di là del decreto, dei numeri, eccetera, quali servizi e come vede anche questa domanda di DES per Lanconi? Allora, bisogna fare un po' di chiarezza, almeno cronologicamente parlando. Partiamo da una storia sanitaria che è cambiata con il decreto ministeriale del 70, che diceva lei, la Balduzzi, quindi il riorganizzarsi degli ospedali. Arriva il terremoto, Tolentino piano piano perde quello che aveva, ma aveva la Lumba, chiamata all'epoca la Lumba di Scienza Posta Cuzie, e termina con un punto di primo intervento, il centro prelievi e la dialisi. Adesso sono passati gli anni, passato del tempo, e abbiamo avuto a febbraio 3 delibere di giunta. Bisogna specificare che la delibera di giunta è quella che è la legge per la quale si farà e ci saranno gli stanziamenti. In queste tre delibere di giunta, una era un master plan, significava ricostruiremo l'ospedale di Tolentino in quel luogo, con questi mezzi, 8500, con tutta la parte strutturale. E che cosa ci sarà in questo ospedale? Prevederemo di avere dei servizi, come abbiamo detto poc'anzi, prevederemo di avere dei posti letto, dove non sono stati specificati che tipo di posti letto saranno, perché poi quello che interessa al cittadino non è tanto la struttura, ma che cosa lui ha da questa struttura, dai servizi che noi ha. Cure intermedie vuol dire tanto. Ci arrivo, moltissimo. Ci arrivo, perché il punto è proprio lì, è forse Massimo ha toccato l'argomento. Il punto è questo, nelle altre due delibere di giunta, perché hanno detto ne era tre, su una ci dava Tolentino, lo ricostruiamo, lì lo facciamo così. Sulla seconda c'era l'allocazione, attenzione, la Regione Marche decide di mettere a Treia, Recanati, Coridonia, Macerata, Civitanova, San Severino, Camerino e Giumatelica le case della salute e gli ospedali di comunità, cioè dice dove andranno collocate queste strutture. Nell'ultima, sempre di febbraio del 22, dicono che cosa ci sarà lì dentro. In queste tre delibere, dove si dice che cosa ci sarà negli ospedali, Tolentino viene citata solo come forma ricostruttiva. E giungiamo all'ultima, che non è una delibera, è una certificazione, che è la 64 che abbiamo citato, nella quale si dice la struttura di Tolentino ricostruita in questo modo è in grado di ospitare, per normativa di legge, perché ci vuole l'ossigeno, un respiratore, che è in grado di ospitare i servizi che abbiamo citato, gli ambulatori. Ma la fine della riga, che non è stata mai letta da nessuno, c'è scritto zero posti letto per acuti. Questo significa che noi avremo un ospedale territoriale. E siccome è pubblica questa delibera qui, io non ho scritto niente nei giornali, perché le persone bisogna spiegargli bene. L'ospedale che ha una lungodegenza post acuti, oppure che ha una lungodegenza, come dicevamo prima, ha la caratterizzazione dell'ospedale, l'ospedalizzazione con i medici ospedalieri che sono specialisti. Ci sono 8 ore al giorno all'interno, quindi danno una continuità insieme ai medici di famiglia. Se noi abbiamo una casa della salute con 40 posti letto, è a gestione esclusiva del medico di famiglia. Questo significa che il medico di famiglia dovrà prendere in carico i pazienti che saranno ricoverati lì dentro. Sarà gestione infermieristica, H24, ma non c'è quel trade union con il medico specialista che persiste 8 ore al giorno lì dentro e poi la sera c'è la guardia medica o il medico del punto di primo intervento.
Quindi noi andremo a prendere quella, e io farò del tutto per poter avere questo, che era il Carletti di turno, il quale come medico specialista riesce a trattare una situazione un po' evolutiva dal cronico, diciamo, che l'acuto va a Macerata, prima che venga preso in ambulanza e portato al 118. Quindi sui servizi comunque c'è ancora un margine ancora da deliberare. Io, allora, le delibere di giunta che sono uscite allocavano la Cassa della Salute e gli ospedali di comunità già nei comuni che ho detto. E Tolentino non veniva citato. Tolentino è citato con 50 posti letto di delibere di giunta precedenti, e se facciamo riferimento alle PEC che diceva la vice sindaca, bisogna spiegare che la PEC non è altro che una posta elettronica certificata. Significa, a un camionista io gli dico: ho telefonato alla Scania, mi ha mandato una mail, c'è il camion. La delibera di giunta significa: sto versando i conti sul conto corrente, vai alla Scania e ritirare il camion. E questa è la differenza. Questa ancora è come vi trasmette questo decreto. Ma l'accesso agli anni per vedere la PEC. Se avete dei consiglieri comunali che possono fare l'accesso agli anni. Ma la politica parlando di male, però le comunque la PEC trasmette esattamente il decreto 64. Per ritornare al discorso dei posti letto, nelle delibere di giunta lo stesso candidato sindaco Mauro Spavi ha parlato di 40 posti letto, quindi tutto questo zero è posti letto per e ci sono gli altri sono legati solo alle cure e sono disponibili a leggere, adesso non voglio leggere il decreto, scusi, posti letto quelli sono territoriali, significa sono assegnati ai medici di famiglia e alla loro volontà. Torno a dire che in molti comuni i medici di famiglia non hanno firmato la documentazione che precedentemente l'ASO gli ha inviato. Quindi noi abbiamo sì un ospedale nuovo, sì i servizi all'interno dell'ospedale, così come dice l'ASO, ma non abbiamo la certezza che questi posti possano essere effettivamente fruiti da persone che vengono drenati dalla Puzia di Macerata per essere allocati a Tolentino e ristabiliti. Questo è il problema. Altre repliche? Andiamo, allora, cambiamo tema. Andiamo sulle scuole brevemente perché scuole, situazione un po' accennata prima, qui riparto da Dest, per chiudere poi il giro, allora Dest sulle scuole a Tolentino, tra ubicazione, edifici da ricostruire, sistemare, la grande questione del campus, qual è la posizione di Tolentino Città Aperta? Ma sul campus non abbiamo nulla da dire, perché il campus oramai è soltanto da spingere fortemente per farlo partire, per poter realizzare quanto prima possibile la nuova casa degli studenti. Studenti che stanno soffrendo, ma stanno soffrendo perché continuano a veder rinviarsi la data di inizio, e quindi la prospettiva che hanno di dover rimanere a vivere la propria esperienza scolastica in strutture non adeguate penso che sia comprensibilissima. Noi, per quanto ci riguarda, con i tecnici che abbiamo nel nostro gruppo, abbiamo provato a verificare se esiste la possibilità di poter sostanzialmente offrire una valida alternativa a quella che si prevede ancora una lunga, lunghissima attesa per il campus. Avrei preferito poter, ma non da parte mia perché da parte mia non era possibile, avrei preferito la presa in considerazione anche di quella che è stata, diciamo, il coinvolgimento civile rispetto a quelle che potevano essere altre scelte. Tecnicamente sono state fatte altre scelte, queste scelte portano ad allungare i tempi in modo drammatico e purtroppo ci ritroviamo oggi a non poter dare nessun tipo di risposta concreta a chi sta vivendo questo problema duro, docenti, studenti e quant'altro. Noi ci auguriamo di poter, ma in una sorta di sano confronto, di poter riuscire a trovare una soluzione che possa essere comunque sostitutiva rispetto a quelle che oggi sono le situazioni in atto. Mauro Sclavi? Il campus è una scelta lungimirante che io non avrei fatto, nel senso che si è scelto deliberatamente di spostare tutte le scuole dal centro storico per portare all'esterno. Non sono d'accordo, non siamo d'accordo.
si è scelto di farlo in nome per conto della sicurezza dei bambini, degli studenti? Bene, ma forse un alibi, perché noi le nostre scuole al centro storico le potevamo in qualche maniera riportare a una sorta di miglioramento sismico, tale che sia stato accettato anche dal punto di vista tecnico, strutturale, e successivamente pensare a un progetto che possa essere stato a lungo termine, ma non mettendo all'addiaccio questi ragazzi che adesso si trovano nelle condizioni di andare in giro per strada a protestare. Ora, io non voglio dire che ci sono state delle colpe, ci sono stati soltanto degli atteggiamenti non lungimiranti, perché dietro l'angolo ci sta sempre la possibilità che le cose non vadano perfettamente come le hai pensate. E non pensare di tenere così tanto tempo fuori degli studenti, a mio avviso, è miope. Abbiamo una bassa denatalità, cioè stiamo andando verso una denatalità, costruiremo un campus a tempi molto lunghi, non so dirvi quando, gli studenti sono sempre meno, rischiamo di fare un campus per il quale gli studenti sono pochi e hanno già scelto altre strade. Quando noi avremo fatto questa reggia, probabilmente il re è morto. Quindi io non sono d'accordo. Posso completare quello che ho detto prima, solo un attimo, su quello che diceva Mauro in riferimento al miglioramento sismico. Purtroppo le scuole non possono entrare in un discorso di miglioramento sismico, ma di adeguamento con delle regole ferree ben precise. Quindi anche noi volevamo le scuole che rimanessero in centro, ma questo avrebbe dovuto prevedere un intervento che molto probabilmente si sarebbe potuto fare, ma che non è rientrato nella scelta di questa amministrazione. Silvia Luconi, chiude sulle scuole e poi siamo in chiusura. Io sono abituata a approfondire tantissimo le questioni, alle volte anche fino alla nausea, perché credo che sia importante cercare di guardare il problema da qualsiasi tipo di sfaccettatura. Penso anche che un amministratore debba avere prima di tutto una visione a medio e lungo termine e non quella all'oggi, che sicuramente è propedeutica al consenso elettorale, che però non dà quelle risposte di cui la città ha bisogno. Io sono stata studentessa non molto diversi anni fa, ma non molto tempo fa. Quindi so benissimo che cosa è successo nelle strutture che io ho frequentato, sia per il terremoto del 97, mi riferisco alla scuola Lucatelli, sia poi a Palazzo Fidi e poi ai ex licei che attualmente sono sempre stati. La struttura è in via D'Ambroni, Piazza dell'Unità. E sicuramente lo ha detto Massimo d'Este, quindi mi ha servito un assist perfetto. La legge dopo il sisma del 2016 ha previsto una sostanziale differenza per quanto riguarda il recupero delle scuole, parlando di miglioramento e di adeguamento. Nel PSR che è stato approvato ieri c'è proprio una parte precisa dove si motiva anche la volontà del trasferimento della scuola Bezzi dall'attuale località dove sta, quindi via Bezzi, appunto nello stabile dove ci sono le ex maestre Pio Venerini, proprio perché quella struttura, perché è storica e perché è vincolata, e quindi questi sono due aspetti che dobbiamo ricordare soprattutto in campagna elettorale, perché non possiamo dire quello che più ci piace, proprio perché storica e perché vincolata, non può arrivare all'adeguamento. Siccome io, da mamma, e lo dico fortemente, quando lascio i miei figli a scuola, lascio il bene più prezioso che ho, io mi aspetto che quelle strutture siano sicure non al 100% o il più vicino al 100%, perché con il miglioramento non significa che una scuola non sia sicura, ma significa che quella scuola in un momento come ad esempio quello sismico, in una sequenza sismica importante come quella del 2016, non dà la stessa certezza che viene data in un istituto di nuova costruzione. Ora, è chiaro che l'istituto di nuova costruzione, se vogliamo parlare di campus, ha dei tempi. Io mi stampo a casa un mucchio di carta, sono proprio alle volte anche scorretta verso l'ambiente, perché mi stampo qualsiasi cosa mi passi sotto gli occhi che sia utile per una discussione. Non è la scuola
non è il comune di Tolentino l'unico che ha le problematiche per quanto riguarda la costruzione delle scuole. C'è effettivamente un problema, che è quello della burocrazia, che è una parola che utilizziamo tanto, ma che utilizzano tutti i sindaci e gli amministratori, perché di fatto, se vogliamo far sì che la ricostruzione pubblica parta e parta sul serio, ci sono dei paletti che per forza di cose devono essere superati, perché altrimenti parleremo sempre di questo. È ovvio che per un appalto, se vogliamo parlare del campus, di 23.500.000 euro, è naturale che dei tempi tecnici ci siano. Se pensiamo che per un marciapiede di un chilometro di un chilometro dobbiamo comunque fare una gara d'appalto e abbiamo magari 6-7 mesi per poterlo realizzare, questo siamo in chiusura. Scusa, per replica, ieri, sì, però, esatto. Ieri ho sentito un assessore che ha detto che bisogna stringere i denti. Io non credo che questa possa essere una risposta, chiamiamola matura, per chi dovrà vivere ancora anni di grossi sacrifici. Sclavi, voleva replicare. Sì, volevo replicare su due punti. Il primo era proprio questo, che il miglioramento significa che non potendo raggiungere l'adeguamento alle norme attuali, uno cerca di migliorare più che può. L'adeguamento significa la faccio adeguata alle leggi attuali. Quindi le scuole che noi avevamo in testa di poter ristrutturare era per poterle migliorare con le leggi attuali e lasciarle possibilmente dove stavano. Nel frattempo si pensava alla zona che stava sotto, che era quella della fonderia Fioretti, che sarebbe stato forse lì lo sviluppo, e invece si è andati giù a costruire la pace. Poi concludo sulla sanità. Legga per cortesia l'ultima riga dove c'è scritto posti letto zero, perché sennò sembra che la carta nera non esista sul bianco, eh. Ultimissimo, perché dobbiamo chiudere la fonderia Fioretti, perché questa è una cosa che si portava dietro qualcuno che adesso sta con lei, che prima stava in amministrazione con me, dovrebbe sapere e le dovrebbe aver detto che la fonderia Fioretti prima di tutto ha un fallimento sopra e quindi bisogna pagare e acquistare l'area, ci vogliono ma l'avete già acquistata un'altra area, è uguale, no? Scusi, eh? E bisogna trovare i soldi per poter acquistare quell'area lì. Poi, candidato sindaco Mauro Sclavi, se noi avessimo acquistato l'area della fonderia Fioretti al posto delle altre aree, oggi parlavamo di scuola? Mi risponda a questa domanda. Avevamo almeno la possibilità di fare quali sarebbero stati i tempi se oggi avessimo acquistato l'area e magari fosse stata finanziata con l'ordinanza 33, che invece di aver finanziato le maestre Pie Venerini e la nuova scuola Don Bosco avrebbe finanziato la fonderia Fioretti. Lei lo sa che per 11 milioni di euro avremmo comunque dovuto fare una gara d'appalto con tutti i passaggi. Questa è amministrazione pura e studio, no, non ci sono. Poi la politica è un'altra cosa. Questo è stirare il tecnico dice se me dà di più io posso fare di più. Non è così. Se i bambini stavano dall'altra parte per 2 anni, magari c'era il tempo di ristrutturare e riportarli dietro, poi rifacevamo il campus. Chiudere, il tempo è scaduto, i temi sono veramente molto caldi. Spero che questo confronto tra idee, progetti e anche scambio di vedute diverse possa essere stato utile a chi ci ha ascoltato, e quindi in vista dell'appuntamento con il 12 giugno dell'amministrativa a Tolentino. Io ringrazio i nostri ospiti Massimo Deste, Silvia Luconi e Mauro Sclavi. Grazie a voi che ci avete seguito, gli ascoltatori di Radio 9 MTV canale 89.